Domenica 6 marzo, Parco Capuana, un folto gruppo di persone, tra quelle che hanno creato e hanno mantenuto ormai da quasi 20 anni Parco Capuana. Memorie storiche raccontano la storia di una bella iniziativa di partecipazione dal basso che ha regalato questo parco alla cittadinanza del quartiere Talenti. Siamo col signor Stefano, che è presidente di questa bella realtà organizzativa che è il Comitato per il Parco Capuana, che da oltre 15 anni ha creato e adesso gestisce, diciamo di sì, gestisce, manutiene questo parco che è il più importante polmone verde del quartiere Talenti. Signor Stefano, allora com'è la situazione? Un po' di parecchia preoccupazione per questa minaccia di cementificazione. Sì, è un discreto problema. Sì. Ecco, questo è il parco di cui, per il quale noi facciamo manutenzione, lo gestiamo veramente con tanto amore. E molto prima di me, che sono venuto qui nel parco soltanto nel 2004, perché prima di me ci sono state molte altre persone, tra cui Antonia, per esempio. Sì, ve l'abbraccio. Antonia, allora questo pino l'hai regalato tu? Sì, questo è un pino d'Aleppo e l'ho portato da Aix-en-Provence. Ah, ma era piccolo. Quanti anni? 15 anni fa ormai? Una quindicina d'anni fa, sì. Quindi è un pezzo di storia della tua vita proprio. Hai preso questo pino di Aleppo? Ci sono tanti di pezzi di storia qui in giro. Quello lì, per esempio, viene dall'isola d'Elba. Sì. Poi c'è un corbezzolo che viene da Ardea. Sì. E poi questa è un'acacia, quell'albero, sì, grande, sì, che per farla entrare in macchina l'abbiamo talmente cioncata che sembrava un palo e mi sfottevano, dicevano ma che palo hai portato, invece guarda che albero che è venuto fuori. Ma guarda che cosa. Anche quelli lì, guarda. L'annaffiatura delle piante è il problema delle piante più importante, più grave, e potrebbe essere risolto se si potesse avere una diramazione dell'acqua, diciamo con acqua in pressione, però portata per esempio all'altezza di quella collinetta, sì, che vedete là, da lì, sì, potremmo diramare il tubo per innaffiare. Noi abbiamo 200 metri di tubo per innaffiare, per arrivare alle piante che ormai sono arrivate. Io vedo anche panchine. Sì. Vedi, quei due lecci per esempio sono nati, sì, in un vaso di gerani, sì, sono proprio di casa mia, sì, e poi tanti altri, guarda, è pieno, là c'è un pioppo per esempio, pure quello l'ho portato da adesso, è senza foglie, si nota. Sì. Si nota. E prima di me ci sono state molte altre persone che hanno cominciato a trasformare questo terreno qui di fronte, che era poco più che una discarica, in quella, dico senza modestia, hanno trasformato questo parco in un parco. Siamo qui col signor Antonio, uno dei componenti del comitato di Parco Capuana, che ha realizzato questo parco. Ma com'è iniziata questa bella avventura, signor Antonio? C'era un signore, un fiscalista, sì, dice perché non formiamo una società per tenere pulito sto prato, perché prima c'era pieno di erbacce, motorini, certo, e siringhe, tante porcherie. Voi ci portavate i vostri figlioli piccoli, giusto? Anche, il mio figlio l'ho portato anche nelle giostre, qui era, mio figlio del 73, quello lì c'è dal 72. Quindi c'è cresciuto là, suo figlio qui in questo parco? Certo, e poi allora siamo riuniti, praticamente io sono uno dei soci fondatori. Sì. Tanti bei ricordi con i vostri ragazzi in questo verde. Tanti bei ricordi. L'innaffiamento delle piante ancora oggi è affidata alla buona volontà di alcuni dei nostri soci. È più l'amore per le piante che la necessità effettiva di reperire fondi, perché grazie a Dio con le nostre quote sociali riusciamo a coprire bene sia le spese di pulizia, sia le spese di altro genere, riparazione delle macchine che abbiamo. Noi abbiamo due trattorini taglia erba. Ho visto, il signor Antonio mi ha fatto vedere addirittura due trattorini taglia erba, abbiamo
Quindi voi vi siete mossi come cittadini, avete deciso adesso ci muoviamo noi, il comune non ci fa un parco, il parco ce lo facciamo da soli. Abbiamo fatto uno statuto, se andate a notare abbiamo scritto questo statuto, poi dopo qualche anno abbiamo comprato un trattorino e ci siamo messi tutti quanti a tagliare l'erba, il trattorino e invece spugliatore. Addirittura il trattorino avete comprato? Ce ne abbiamo due là dentro. Ma guarda! Sì. Il più grosso è il più vecchio. Sì. Quindi questi sono i vostri due trattorini. È il migliore di quello nuovo. Certo. Che il signor Italo gentilmente vi mantiene. Abbiamo fatto questa baracchetta qua. Certo. Per impararli. Li sorveglia, li controlla, stanno qua al sicuro. La benzina la compriamo noi, poi quei soldi che ricaviamo. Certo. Quindi due trattorini comprati dai cittadini, da voi cittadini. Cioè, quei soldi che riusciamo a... Certo. Chi socio simpatizzante, bravo. E poi mano a mano un po' di piante ci ha regalato, gli eucalipto l'abbiamo comprati. Certo, anche le piante avete comprato? Molte piante abbiamo comprato noi. Quindi veramente? I sipini tutti comprati sono. Questo qui no, questo è regalato da Antonia, questo qua. Sì, sì. Anche questo l'hai piantato te? E questo proprio con le mani mie, nel senso che alcune piante grandi ci siamo dovuti far aiutare. Certo. Ma questo era talmente piccolo che l'ho potuto... Vedi, quello lì è un cipresso di Bolgheri, appena messo. È carinissimo. Sì. Senti, ma mi dicevi che questo l'ha piantato... Quando è nato mio nipote Andrea, che ha 7 anni, quindi è un albero che ha 7 anni, sette anni di vita. E ieri volevo proprio presentartelo, dico se fai il filmato col bambino mi sarebbe piaciuto. È carino. Certo, veramente ognuno di voi ha considerato questo piccolo polmone verde come un pezzo di casa, vero? Sì, e c'è stato proprio il piacere di lavorare, pulire. Guarda, questa era una discarica di vetri, di cose. Abbiamo portato via quintali di vetri, vedi là le discariche. Sì. E l'abbiamo pulita, abbiamo messo le panchine, poi ce l'ha regalate pure Italo, vedi le panchine che ha dismesso, è diventato piacevole starci. Un piccolo paradiso per il quartiere Talenti, vero? Sì, per tutti. Tutti questi pini sono stati comprati dai cittadini. Da noi, sì. Vedo secchi della Mondezza. Questo sì, l'abbiamo fatto Ma la zona è molto vasta, quindi arriva fino alla parrocchia di San Ponziano, insomma. Tra l'altro i ragazzi di San Ponziano tutte le domeniche vanno a giocare sui parchi quando il tempo. Signora Gabriella, anche lei da tanto tempo qui a Talenti? Sì, io abito a Talenti ormai da 40 anni e siccome mio marito era, oltre che fisico, un entomologo, ha fatto fotografie di questa zona e ha raccolto insetti da 40 anni in poi. Gli insetti non li posso più mostrare perché li ho dati al museo. Sì. Quale museo, signora? Lo zoo. Ah, quindi praticamente dal quartiere Talenti le collezioni di suo marito... La collezione di mio marito è stata data... Come si chiamava suo marito, signora? Ken Yoshida. Mio marito era giapponese. Sì, sì, sì. Purtroppo è deceduto e abbiamo dato tutti gli insetti. Mio marito diceva che questi insetti esistono soltanto in zone non inquinate. E questa fu una delle ragioni per cui venimmo ad abitare in questa zona. Perché c'era molto verde e c'era un ambiente molto poco inquinato. Quegli insetti non esistono più. Adesso abbiamo invece una serie di insetti che esistono solo in zone inquinate e questo parco è una delle poche cose che ci mantiene ancora in condizioni, non dico salubri, ma perlomeno vivibili. È un polmone verde praticamente. Fin dall'inizio abbiamo cercato di partecipare, mio marito più... Me ne parlava continuamente, lui faceva fotografie degli insetti, delle cose che erano in questa parte, le farfalle. Ultimamente c'era pochissime farfalle, poche cose. E vorremmo invece una partecipazione delle scuole che abitano, che
circondano questo prato per far capire l'importanza per questi ragazzi di questo verde, ma anche proprio del verde, del mantenere il verde e del mantenere la pulizia. E una delle ragioni per cui io ho voluto piantare dei pini qui, ma anche delle altre cose, è stata proprio perché in sua memoria. Certo. E per cercare di mantenere questa zona per i nostri nipoti. Certo, certo. Perciò questo terreno non è di nostra proprietà, è di proprietà dell'INPDAP, ma noi nel frattempo l'abbiamo dotato di panchine, di cestini per la raccolta delle immondizie, di tanti tanti alberi, e soprattutto la vegetazione è quella che va sfatato il discorso che questo è il parco dei cani. No, ma tra l'altro ho visto anche, mi spiegava la signora Antonia, molta attenzione anche da parte vostra a garantire la convivenza appunto fra famigliole. Sì. Sicuramente sì. Ho visto questi secchi per la mondezza, certo, l'attenzione alla pulizia, veramente insomma certamente. Un'iniziativa lodevole. Ecco, quindi... stavo notando veramente, tra l'altro... La gente quando viene qua rimane con gli occhi sbarrati, sì, perché sì. Non si aspetta una cosa di questo genere. E non si immagina poi che una cosa del genere sia stata fatta da una realtà associativa privata. Privata, assolutamente privata. Tra l'altro tanti genitori che hanno i figli che frequentano, certo, e frequentano con i loro ragazzi la parrocchia di San Ponziano. Certo, certo. La domenica vengono su questi parchi, su questo verde, a giocare. Quindi io sono veramente molto soddisfatto e molto fiero, sì, del punto in cui siamo arrivati. Il merito è parzialmente mio, di presidente. Il merito va ascritto a tutti i soci che sotto il sole di agosto si vengono a svolgere il tubo dell'acqua e si annaffiano queste piante che ormai hanno... probabilmente sono molto più di 200. Certo. Noi volete difendere questo vostro parco. Difendere questa parte. Cioè un serpentone. Sì, sì. Tipo sì. Corviale. Parliamoci chiaro. Se il momento buono. Cioè vent'anni dopo Corviale, mentre stanno demolendo, vogliono demolire quello di Corviale e vogliono demolire Torbellamone. Il momento buono per poter far venire le ruspe era agosto. Sì. Perché queste cose si fanno in agosto. Sì. E quando ho visto che io sono stato ad agosto a Roma, sì, che non era successo niente, ho avuto praticamente la certezza. Ma quindi lo sbancamento prenderebbe fino al parco, al campo da gioco? Sì, 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 oltre. Dalla strada. Dalla e quindi strada. Verrebbe tolto il campo da gioco alla gente. Certamente. Sì, certamente. Si capisce che è una cosa attaccato a una scuola, terra, una scuola, insomma, una provocazione. Ma siamo matti, a due passi dalle scuole, insomma. Perché? Che non accenna a fermarsi, vedi i progetti edilizi sul Parco Capuana. Qui il collegamento è con la base, i ricordi, con Antonia, presidente del comitato di quartiere Salviamo Talenti, e con il futuro, con Luca, giovane al quale affidare il rimbalzo su Facebook, la madre tecnologica di tutte le battaglie. Sì, perché veramente è nel cuore del quartiere Talenti, un quartiere privo di verde, di sostanziali aree verde. Aree verde dico... Le famiglie, i bambini. Eccolo, vedete, ecco qua. Eccoli qua. Si riesce a zoomare. Sì, ho già zoomato una famigliola che si fa la sua passeggiata della domenica. Certo. Grazie presidente, grazie dell'attenzione. Grazie infinite, grazie a voi.